Mister, no, 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 cargo pesante, cargo pesante. Voglio farne fuori almeno 14. Non mi disturbi, signore. Salve. Sta venendo lui da me. Signore, signor re, queste sono delle strade molto pericolose. Signore, signore, siamo in uno stallo alla messicana. Posso permettermi di regalarle una freccia? Guarda, dove sono andate le mie truppe? Ragazzi, stanno andate sul muro sbagliato. Non mi permette neanche di saltare giù. Oh, sì, arrivo, arrivo. Aspettatemi. Oh, oh, oh. Chi si prostra di fronte al mio cospetto? È la guardia del cane. Madonna mia. Madonna mia, bentornati su Bannerlord. Ehi, hey, gente, questo è il video del benvenuto sul canale con questo nuovo video. Siamo qui con i nostri 800 fedelissimi uomini dopo aver conquistato Mezda da Barbamban. E ora stiamo procedendo a sradicare gli sturgiani da questo mondo. E pian piano anche loro stanno iniziando a capire che non si scherza con uno sclerato come me. Sono fuori di testa. E niente, adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo conquistare il resto degli sturgiani che ci rimangono. E ovviamente poi busseremo le porte dei nostri amici milionari grazie alle nostre mani. E devo dire che questa canzone nuovamente aggiunta. Non credo sia giusto. Vi ripeto, sono molto stanco, devo ancora dormire. Non riuscivo ad addormentarmi. Questa canzone appena aggiunta aggiunge tanta atmosfera, specialmente nelle zone nordiche. Mi garba molto. Adesso dobbiamo decidere che cosa conquistare. Mamma mia, non mi gridare. L'idea sarebbe di muovermi verso Wercheg, che sarebbe la capitale, ragazzi. La capitale, credo. È vero che è la capitale? Fatemi vedere. Non vorrei dire una porcata. Credo sia la capitale dei nostri amichetti degli sturgiani. Vediamo, sturgiani. Ma hanno solo bar due volte, raga. Il bis, volevate il bis? Ecco qua, nel caso non mi fosse rimasta. Ma hanno solo una città, sti maledetti. Che razza di re sei? Guarda, ragazzi, flexiamo di fronte a sto stronzo. Ragazzino, guarda qua. Guarda qua. No, non mi mostra le mie città, però guarda qua. Tutta la mia descrizione. Porca mannaggia a me. Non mi mostra le città che ho, porca miseria, mi dà fastidio, non va bene. Abbiamo perso tre membri della nostra famiglia, tre membri inutili apparentemente, in quanto hanno partecipato minimamente all'espansione del nostro impero. Sono diventato cattivo, una cosa che non mi piace per niente. Perché io non sono cattivo. No, mi dici che non ho onore, io ne ho di onore. Considerando come sto trattando i miei prigionieri, ne ho anche troppo di onore. Non volete vedermi senza onore, credetemi. Comunque, voglio muovermi verso Wercheg, in quanto è la città più vicina. Non so perché mi viene da chiamare Wercheg. Ignorate. Sapete che sono un analfabeta. Oh! Ripeto, non ho ancora dormito e sono uscito da 12 ore di Excel, però mi sembra di vedere il re, vero? Signore, venga qui che dobbiamo parlare della sua assicurazione scaduta. Venga qui. Maledizione, pure veloce, sto bastardo. Guarda come scappa, guarda come scappa. Maledetto, 2.3 contro indefinito. No, no, la raggiungeremo. Guarda, rifugiti a Wercheg. Vai, 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 vai. Vai lì, vai lì. Chi è? Chi è che mi sta attaccando? Omor. Omor. Maledizione, devo difendere Omor. Porca miseria. Però voglio conquistare... No, no, voglio il loro re. Sono disposto a sacrificare una città. Voglio il loro re. Voglio il loro re. Lo voglio. Atis, dei già... Sta venendo lui da me. Incredibile. Signore, signor re, queste sono delle strade molto pericolose. Non dovrebbe entrare in una foresta in questo modo. Parta quel tuo culo, maledetto. Parta quel tuo culo. Chi è cresciuto? Chi è diventato adulto? Fiodor ha raggiunto 16 anni e il maledetto è pronto a zappare la terra, sto figlio di Androchia. Scusami, sto parlando male di mia madre. Credo sia mio fratello, Fiodor. Non oserei mai. Grande rispetto a quella donna. E cosa è successo, Fiodor? Direi che ti posso dire che... Non lo so, non credo sia diventato adulto, perché comunque 16 anni non è ancora pronto ad entrare sul campo di battaglia. Ma so che a 18 di sicuro è pronto per la guerra. Di solitamente quando è pronto per, diciamo, diventare un vassallo, per essere utilizzabile sul campo di battaglia, diciamo come schiavo con privilegi, lì ti dice ha raggiunto la maggiore età, in poche parole. Ma se ha raggiunto 16 anni vuol dire che è ancora un ragazzino.
Sei un ragazzino, te puzza ancora panorino, sta zitto, va vangula. Ok, quindi non è ancora pronto. Comunque siamo Warcheck perché principalmente voglio il culo del nostro amichetto qua. lo voglio proprio. E poi ci metteremo poco, con 800 uomini. Costruire delle macchine d'assedio è roba da poco. Ai 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 ai. Non credo che sia proprio dignitoso iniziare una puntata con un assedio così facile. Hanno letteralmente 300 uomini. Vabbè che comunque Ran Gan Bang Bang Gan Gan Gar non l'abbiamo ancora incontrato, quindi potrebbe avere delle truppe, diciamo, di qualità abbastanza elevata, se si può dire, decente. Ma voglio dire, credo che i numeri dicano tutto in numeri. Credo che i numeri parlino da soli. Io ho letteralmente schierato le loro truppe sul campo. Loro non hanno speranza, insomma. Vabbè, no, non aspettiamo, non ci cischiamo troppo, cerchiamo di fare in fretta. Sarei morto se fosse stato la vita reale. Ragazzi, muovete il culo, maledetti. Cazzo, state fermi. Bersagli per le catapulte, che è un giochino cinese, alle fiere. Lancia la palla, colpisci le... Stai facendo, zio? 90 danni dai piedi. Ma figlio, di che cosa sei fatto? È una guardia del can. Per questo non mi piace schierare tante truppe. Basta una catapulta e butti nel cesso mesi e mesi di addestramento. Basta un colpo malsi... E ha salvato la vita. Ragazzi, veloci. Mi prude il naso 2 secondi. Vabbè, devo prendere il controllo. Ho già 40 frecce nel culo, raga. Non ci vedo più. Bello. Cosa? Quale problemi di vista ho? È ancora vivo. Come l'ho preso alla spalla? Non stavo neanche mirando. Chi è? Chi è il maledetto? Guardalo là. Questo figlio di una donna convinta. Convinta dei suoi molto, molto malsani principi. Signora, dov'è il casco? Lo dirò fino alla fine della serie, mi dispiace. Ormai è un'abitudine. Dovrà diventare un meme. Signora, dov'è il casco? Ragazzi, fate salire. Ok. Ho visto un colpo di catapulta, ma per fortuna non ho colpito nessuno. Ragazzi, saliamo su queste scale, per cortesia. Arcieri, restate posizionati, per favore. Ehi, ragazzo, che sta succedendo? Stava mirando a qualcun altro, ha deciso di cambiare bersaglio, l'ultimo. Ma sei un maledetto? Ragazzi, quelle scale non sono per decorazione. Ci dovete salire sopra, cortesemente. Non è un invito, è un ordine, bello. Ma che muro invisibile! Ma quale? Ok, questa era mira. L'hanno colpito. E la scala l'ha salvato. Bello, ti vedo la testa. Nasconditi meglio. Vedete, questo è virtualmente impossibile da colpire. C'è la scala che lo protegge. È un muro maledetto. Ok, virtualmente il cacchio. Poi adesso le mie truppe dovrebbero arrivare abbastanza lontano e impedirli di, diciamo, spingere via. Chi è? Che sta succedendo? Gli hanno lanciato una lancia. Lì, un'ascia. Sento le asce volare. E come al solito continua a nevicare, giusto per avere un po' più di divertimento con i danni, no? Letteralmente, una freccia in testa nel cervello a un tizio gli ha fatto 90 danni. Perché? Perché nevicava. Riesco a prenderlo, riesco a prenderlo. Lo sento. È l'angolazione, qual è il problema? Ma cosa? No, aspetta. Ma è morto? Ah, ma è già morto quel tizio. Stavo sparando un cadavere. Ragazzi, vi ripeto, devo ancora dormire, ok? Perdonatemi. Oh, queste sono le truppe di Rangan, bam, 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 gan, gan. Avrei dovuto prendere la mazza. Bello! Non mi piace quello che stai facendo. No. Ci sono delle rocce da lanciare. Signore. Maledetto. No, signora, non sprechi le mie preziose munizioni, la prego. E poi, soprattutto, una domanda importante. Maledetta! Scudo di merda! Stavo per chiedermi... Dov'è il casco? Maledetta! Dov'è il casco? Te lo chiedo lo stesso. Senti, bello! Va, fa culo. Maledetta. Senti, ho un'armatura più... Che costa, guarda, quanto 3 delle tue generazioni. E forse anche di più. Quindi non farmi incazzare. Ah, maledetta ascia. Guarda che... Muoiono pur di andare alla catapulta questa. Così! Cosa ho appena visto?
Socio, ho capito che sei un nano, però voglio dire. Ah sì, pensi di essere furbo? Ok, ha scelto di morire. Da dove è arrivata la freccia? Ha scelto di morire piuttosto che prendere il disonore. Il disonore di un barilotto in faccia. Ragazzo, tutto tuo. Variag veteran. Qualcun altro? Tutto tuo. Chi vi sta sparando con l'arco? Chi vi sta scoccando le frecce? Il maledetto. Mi sta levando il divertimento. Prego. 23 danni. Le ho lanciato letteralmente un barile di petrolio addosso. Di olio bollente. Come 23 danno. Oh. Chi è? Sto noioso maledetto che mi sta rovinando. Mister... No. Cargo pesante. Voglio farne fuori almeno 14. Non mi disturbi, signore. Salve. Tutto vostro. Aspetti. Mi ignori. Faccio subito. Tolgo il disturbo. No. No, signore, la prego. Prego. Al volo, ragazzi. Vabbè, 5 danno. Ma l'importante è il numero, no? Scusi, no, è mio. Tu ancora non lo sai, ma sono il tuo re. Cioè, lo sai, ma non lo puoi accettare. Madonna mia, bordello proprio. Mamma mia, sti studio, li odio. Li odio con tutto il cuore. Attacco della cicogna, non ha funzionato l'attacco della cicogna, cazzo. Senti, sai una cosa, dammi la tua mazza, va. Dammi la mazza, va. No, ho detto la mazza. Abboncate, basta. Oh no, li sto pigliando pugni. Com'è possibile? Dov'è la mazza? Stavo pigliando pugni. Sono così cazzuto che tiro i pugni allo scudo. Bello. Salve. Beh, devo dire che la velocità d'attacco è più che decente. Signore, lei è una mazza. Io sono molto... Signore. Siamo in uno stallo alla messicana. Non riusciamo a raggiungerci. Come la risolviamo? Posso permettermi di regalarle una freccia? Guarda. Ok. Forse dovrei concentrarmi un po' sulle mie truppe, in quanto sono praticamente morendo. Ma anche lui non aveva un'ascia? Pensavo avesse una mazza. Vabbè, andiamo ad aiutare i nostri ragazzi che senza di noi sono persi. Devi stare a ritirare. Vedete, sta arrivando il re, si stanno ritirando. Hanno capito che meglio levarsi dai coglioni. Mi ha amputato il ginocchio. Scusami zio, non volevo. Cioè, volevo ma non così. Volevo ucciderti in maniera un po' più dignitosa. Sì, devo dire che le armi ad una mano sono di sicuramente... Oh, scusi. No, l'ho riconosciuta. Non l'avevo riconosciuto, signor imperiale. Bello. Non rompere i coglioni. Ah! Bello. Ti prego, ma state andando veramente alla catapulta? Siete così tonti? Downgrade, re. Noi siamo delle persone educate e nobili. Educate e nobili. Non abbiamo bisogno di gridare. Mi sta rubando le uccisioni. Sono il bambino più felice sulla terra. Scusi, tutto suo? No, non mirate a me. Non mirate a me cortesemente. Ci sono tante persone a cui da uccidere, ma io non sono una di quelle. Grazie per... Ah, sul serio, vi siete levati dai coglioni adesso? Dei maledetti siete. Adesso non c'entrano niente. Scusi, imperiale. Scusi, signor legionario. Mi sono sbagliato. Come 22 danni? Ma che schifo di arma. Oh. Sono un pochino nei guai. Ragazzi, non so dove andare. Sulla torre. Mal che vada, mi butto di sotto. Vai. Dove scappa? No, torna qui, maledetto. Cos'è? Fai tanto il bulletto ora che ti hanno abbandonato i tuoi. Tiri. Ragazzi, come la Happy Meal, qui avete vinto un masso in testa. Tutto vostro. Chi ne vuole un altro? Qui ne offriamo a volontà. Prego. Non scappi di fronte al suo masso. Al suo masso omaggio. Oh, ma guarda qui quanta gente. Come ho colpito uno dei miei. Quanta gente desiderosa di massimo. Oh, ma figlio di puttana. C'è niente da fare. Questo qui è quello che nelle apocalissi zombie nasconde il morso e poi ti colpisce di nascosto e porta dei sopravvissuti con sé. Proprio quel genere di figlio di puttana. E ti rovina il divertimento. Ragazzi, prego, tutto vostro. Grazie, cioè prego. Da solito. Sono un re molto generoso, mi piace offrire, diciamo, massaggi shatsu con i massoni sul cranio. Ah, ho colpito qualcuno.
Bene, salve. Signore, dove sta andando? Ah, ma è mio. Non l'avevo riconosciuto. Devo dormire. Credo che non farò molti assedi oggi. Non sono proprio nelle condizioni. Va bene. Vuoi metterla così? Vuoi metterla così? Metti via quello scudo, maledetto. Muori con dignità. Muori con dignità, figlio di puttana. Eh sì, devo dire che la velocità d'attacco è più che decente. Aspetti, ho un metodo per risolvere questo stallo. Prego, ci penso io. Ci penso io. Metodi medievali, rustici, ma funzionali. Non di meno funzionali. Adesso dobbiamo eliminare gli ultimi maledetti. Salve. Quello è mio. Non riesco a capire se siano miei, ma sono così tentato di lasciare andare il click e colpire qualsiasi cosa. Questi qua, tutti furbetti. Bello! Ah! Cos'è? Lo sfiora orecchie? Cioè, gli scudi li prendete anche se proprio non gli toccano, ma se c'è da beccare un po', da regalarmi qualche... Sei coglione, che ci posso fare? Selezione naturale si chiama, ragazzi. Non ci posso fare niente. Ci provo finché può... Ti ripeto, gli scudi veramente... bloccano di tutto e di più. Pipu! Hanno un sesto senso, cioè veramente era tutto calcolato, ho fatto tutto il calcolo mentale. Io non lo so, hanno il senso del ragno sti ragazzi. L'ho sbagliato io. Bello. Come l'ho aiutato a scappare? Gli ho dato l'accelerazione, gli ho dato la freccia del culo, lo aiuto a scappare. Ok, l'hanno preso i miei, per fortuna. Per fortuna loro sanno mirare, a differenza mia. Ancora qualcuno? No, non dire che sono là dentro, eh. Oh! Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Beh, con delle perdite non trascurabili. No, schierare tante truppe non è una bella idea, eh. No. Per niente. Non è per niente una bella idea. Oh! 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 Chi si prostra di fronte al mio cospetto? Chissà che cosa farò con te, signorino. Dove sei? Ragnavad! Ci vediamo nella prossima vita, coglione! Ah no, tu sarai nella squadra dei perdenti, è vero. Al prossimo video, maledetto. Figlio di Troia. Ok, adesso... Vedete, proprio credo di essere una persona molto cattiva, perché sensi di colpa avevo zero. Io dovrei vergognarmi. Ho appena ucciso un essere umano. Invece, io verrò rinchiuso. Prima o poi verrò rinchiuso. E parte la canzone gloriosa. Cosa? Chi vuole Maznahan, Ambarabaci, C, Nemos? A Nemos sto dando un po' troppa roba, effettivamente. Ma proprio perché mi ha colpito il suo, diciamo, il suo cuor nobile nel perdonarmi dopo aver ucciso suo paparino. Ci vuole proprio una forza interiore grandissima per accettare la morte del padre e unirti al tuo peggior nemico. Questo è proprio un cuore d'oro. Infatti io lo sto premiando con tutti i castelli. La madonna, possiamo fare il beatbox qua. Madonna mia, possiamo vendere questa base ad Eminem. Ci fa una musichetta sopra. Non lo so. Tro, tro, tro. È morto un coglione. Pazienza, mamma mia. Che mi dovete odiare tutti? Arrivo, ragazzi. Arrivo. Scusatemi. Oh, forse non ce la facciamo. No, ce la facciamo. Però una cosa che devo fare sicuramente è reclutare questi quattro ragazzuoli che non vedono l'ora di diventare regnanti di Sardegna. Regnanti. Cittadini del regno di Sardegna. Ah, ma non li volevano in bene così tanti, perché comunque rispetto all'altro, a Garius, ho perso relazioni con meno persone. Non stavo proprio simpatico a tutti alla fine, eh. Non mi pento di niente. Non mi pento di niente, ve lo ripeto. Tanto ormai il tratto negativo ce l'ho già. Peggio di così non può andare. Può andare perché quel tratto negativo può diventare super tratto negativo, ma peggio di lì non può andare. Quindi non mi preoccupo di nulla. Bello, che stai facendo qua? Ma poi dove li prendono? Tutta sta gente, dove cazzo la prendono? Io ancora che sono allibito. Dove cazzo la prendono tutta sta gente? È una domanda più che seria. Spero che almeno non nevichi, però. Mi auguro che almeno non nevichi, ci sia bel tempo. Così almeno le mie frecce non subiranno il debuff dell'umidità, che ovviamente riduce il danno del 30%. C'è scritto 20%, ma io vi dico che è 30%. Stanno barando sui numeri, bastardi. E io ancora che devo migliorare la mia abilità con... ping, 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 con la forgiatura, maledizione. Faccio schifo con la forgiatura.
faccio veramente cagare. La domanda è, adesso che abbiamo ucciso Ragnvald, chi è che ha preso il suo posto? On my orders! Mamma mia, non mi stuprare le orecchie in questo modo, zio. Allora, calmo. Everyone, va tutto bene. Archer! Va tutto bene. Allora, solita strategia, il problema qual è? Che siamo in salita. Stand apart! Siamo in salita, non mi piace. Dobbiamo trovare una posizione. Oh, questa è più adatta. Questa è più adatta. Mi piace di più. Tutti qua. 5. Qua. Più stretti. E guardate di là, ragazzi. Voi andate di qua. E questi altri andranno di qua. Vediamo. Guarda qua. Bucellari. Non era un bucellari, ma ha funzionato lo stesso. Maledetto. Sarebbe stato troppo epico se l'avessi beccato. Perché hanno così poca vita questi? Mi sto uccidendo con 74 danni. Non è possibile. No, cavalieri, non dovete essere così avanti. Deve essere un effetto sorpresa. Non se lo devono aspettare. In realtà si aspettano tutto, essendo intelligenza artificiale, però. Vabbè, avete capito cosa intendevo dire. Bello! Dov'è il casco? Raga, sono troppo forte. Sono troppo forte con l'arco. Potete dirlo, potete scriverlo ai vostri amici. Ma porca! Pupazza maledetta. Allora, 5. Qua. Ok, l'ho beccato al pisello, ma mi dispiace, signor pupazzatore. Non era mia intenzione. Ragazzi, tutti qua. Tutti qua. Oh, chi è che mi stava caricando? Pupazzatori, al volo. 5. Al volo. 3, al volo. Ho beccato un ascia coi denti? Che cazzo è successo? Ho beccato un ascia coi denti. L'ho vista. L'ho vista proprio. Signor brigante. Signor brigante, signor puppettiere. Allora, la cosa è facile. È arrivato Swiffer. Swiffer Plus. Swiffer Duster. Ma madonna mia, sti scudi maledetti. È ora di morire. Non c'è una scelta di mezzo. Chi è quella gente là? Che cazzo ci fanno lì? Qui ragazzi, dovete essere nel... Che cazzo state facendo? Ok, fanteria, tornate indietro. Guarda, no, sto scappando. Vai, bello. Ah, è un nobile, alla grande. No. Ciao, bello. Ciao, Stan. No. Bello, mettivi. No, non mi piace. No. Coglione. Bella mira, coglione. Abbiamo perso 40 truffe. What? Figlio di. The best. The best of the best. Allora, chi altro? No, non avete voglia di caricare, ragazzi. Io ho un consiglio. Ritiratevi. Facile. Dovete solo ritirarvi. Tornate indietro. Apparentemente questi rompicoglioni ci stanno smitragliando di frecce. 17 arcieri rompicoglioni. Sentite, anch'io so scambiare il fuoco, Troppo in basso. Così? No. Ci sono troppi alberi. Maledizione. No, così. Maledetto albero di merda. Sto beccando solo alberi. Oh, uno scudo. Finalmente. Vuol dire che sto mirando nella direzione giusta almeno. Investiteli. Non guardateli neanche in faccia. Investiteli e basta. Poverino. L'ho visto proprio fare. Ah, il mio occhio. Bastardo. Ok, ragazzi, molto semplice, veloce, pulizia. Non devo neanche guardare, voglio solo vedere verde. Chi verrà, chi se vedrò rosso, non verrete seppelliti con questi qua. Ve lo dico, Ma chi è che sta morendo? I legionari stanno morendo, Capite che sono truppe di qualità, però. Scusami, zio. Sì, perché distruggere è un'ottima fanteria. Credo che sia la migliore del gioco. In fatto di danni e corazzatura. Velocità, ovviamente, non è troppo rilevante, ma in velocità. Perdono in velocità di movimento, ovviamente, essendo così pesantemente corazzati. Però è la miglior fanteria del gioco. A parer mio, quella degli struggenti. Invece, parlando di guarda Faron che si sta facendo vedere. Parlando di arcieri, i migliori arcieri sono sicuramente quelli del... quelli del Impero Azerai. Alcuni di voi diranno che magari la fanteria migliore in realtà sia quella dei nostri amici... dei nostri amici imperiali, i legionari e tutto. Nah.
Mi dispiace dirlo, ma no. Sono forti, mi piacciono, ma secondo me i catafratti sono migliori, ma principalmente perché hanno una mazza letteralmente OP, fa un danno tremendo, è veloce da attaccare, è suina, e hanno, diciamo, dei cavalli decenti e delle lance abbastanza potenti. Ma non sono la cavalleria migliore, però sono forti secondo me, proprio gli imperiali, proprio perché hanno i catafratti che non sono proprio difficili da creare. Ragazzi, vi ritirate o no? Scusatemi, io sto qui a raccogliere esperienza, ma siete, sono solo reclute, Vorrei dire a tutti di caricare, quindi. Finita? Andate. Easy. Adesso però intelligente, perché comunque non sanno, almeno non aspettano fino all'ultima truppa per dichiarare la ritirata. Una cosa che mi garba tanto, 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 perché almeno non devo aspettare che scappino tutti. Semplicemente basta distruggere il loro morale. Ambara baci cico co. Via. Co 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 co. Non mi rompere i coglioni. Dai zitto. Stop il cazzo. Dovevi stopparti tu quando mi stavi attaccando il castello. Hai preso la tua decisione. Io mi comporto solo di conseguenza. Questi non li voglio, non mi interessano. Non mi interessano. Cosa mi date? Ulla, 45 di armatura alla faccia. Dai, che non scherzo, è tanta roba. Vediamo se qualcuno c'ha. Ok, questo c'ha l'armatura piuttosto debole. E sicuramente questo scudo è migliore di quello che ha. Questa è una bella, bella, bella spada d'una mano. Proviamo la spada d'una mano. Torniamo alla spada d'una mano. Ma sì, proviamolo. Perché questa è bella lunga e quindi potrebbe, diciamo, darci un pochino di divertimento. Questa è bella da vedere. Non è migliore di quella che ho, però alla fine. Che armatura a cavallo mi serve? Però è bella da vedere, raga. Questa è stupendissima da vedere. Vabbè, tutto il resto dammelo. Potrei prendere esperienza aggiuntiva, ma preferisco i dollarios. Io sono Mr. Crab nell'anima. Sono molto Mr. Crab nell'anima io. Adesso abbiamo conquistato Varceg. Sicuramente non possiamo lasciare che questa parte del diciamo loro impero rimanga in difesa. Quindi credo che mi prenderò una piccola deviazione e tornerò verso Revil e Ustolok a conquistare queste ultime cagate. Ovviamente sono disorganizzato. Nulla di nuovo, ma una cosa che voglio vedere è un punto abilità che effettivamente mi ricordavo di dover. Sono salito di tattica. 3% di danno quando vengono mandati avanti, 10% quando vengono mandati a combattere i banditi. No, sì, i banditi. Allora, mi sembra piuttosto semplice. Mi sembra piuttosto semplice. Più 1% di danno alle truppe nella tua formazione. Adesso, domanda è se investire su questo, perché questo punto controllo mi permetterebbe di acquisire questo punto abilità. Sicuramente questo punto mi permetterebbe di raggiungere molto più in fretta il controllo di cui ho bisogno per livellare questo fino a 275 e sbloccare colpo mortale l'edizione. Quindi dovrei riposare in città, dai. Riposiamo un po' in città e almeno per il disorganizzato. Diamo il tempo alle nostre truppe di riposarsi. Oh, con chi sono migliorato? Chi è che mi vuol bene? Cosa? Ho preso tutti sti soldi? Ma no, i calcoli sono un pochino fallati, zio. Ma mi stai dicendo che dovrei guadagnare 6.000, però mi hai fatto pagare 14.000. E facciamo tanta spesa. Dammi quei cavalli, va, perché ne sto utilizzando un bel po' per livellare. Quindi mi servono. Ma una cosa che devo fare è sicuramente vendere tutte queste cagate. Ma sì, ma tanto non li uso. Dovrei utilizzarli, sono d'accordissimo. 100! Cos'hanno tutti sti soldi? 111.000 dollari? Tu sei matto. Ragazzo, dona al tuo re, muoviti. Dona al tuo re immediatamente. Guarda quanta roba abbiamo rubato ai cadaveri delle persone che abbiamo, diciamo, disseminato sulle varie mura delle città. Ho 200 paia di scarpe da 80 dollari. Sono ricco. Sono ricco, ricco, ricco. Adoro. Adoro. Guarda qua. Vendendo scarpe mi son fatto 100.000 monete vendendo solo scarpe. È stupendo. Mi son fatto letteralmente 200.000 monete vendendo solo scarpe. Non ho mai visto una cosa così epica, non la vedete da nessuna parte, solo qui. Allora, una cosa che posso fare è sicuramente non regalare neanche una moneta a questi stronzi, perché io non faccio beneficenza con nessuno. E una cosa è sicuramente reclutare della gentaglia, non importa, va bene. E entrare dal fabbraio. Ok, ho recuperato un po' di energia. E come al solito, vi ho detto in qualche punto di data fa che conviene di gran lunga
mettersi in free build e investire tutto sui javelin, perché sono quelli che ti permettono di salire più in fretta. Una volta sbloccato il 5 di questo, il 5 di questo, potete mettere, purtroppo costa fine steel, però guadagnerete più esperienza che mai. Devo decidere chi dare Werceg. A questo tizio ha due votazioni, ragazzi. Questo sta conquistando il mondo. No, non mi piace. Diamo a Farun. Stai alzando un po' troppo la cresta, Nemos. Hai già troppo, eh. Accontentati di quel che ti sto dando, maledetto bastardo. Ma non si vergogna ad andare in giro così, con 18 truppe. Però ha 10 prigionieri. 10 prigionieri che purtroppo non mi servono. Se in altre condizioni l'avrei attaccato per 10 prigionieri, ma ora come ora ho altro da fare. Andiamo verso Reviel a conquistare questa città di merda, in quanto, beh, ho cincischiato anche troppo facendo il coglione con con la forgiatura. Ma credetemi che ne varrà la pena. Mi serve quel punto controllo, proprio perché non voglio utilizzare un punto attributo così buttato nel cesso solo per quella roba. Questi hanno un esercito, secondo me questi ci dichiareranno guerra. Infatti sapete che adesso c'ho l'idea. Potrei attaccare il nostro amico suocero. Ha solo 3 città e qualche castelluccio. No, 4 città. Ha 4 città e qualche castelluccio. Secondo me potremmo attaccarlo. Il nostro amichetto, che strada hai fatto? Oh, madonna mia, quanto è inculato. Vincantios è scappato dalla mia città. Quanto è inculato sto tizio, raga. Ragazzo, dove stai scappando? Non vedi che sei lento come la fame? Speri veramente di farcela. Vabbè, siamo arrivati a Reviel finalmente. Conquisteremo anche Ustolok, visto che è qua. E non ci fischiamo troppo, perché non voglio andare da un'altra parte e poi tornare solo per Ustolok. Minchia! Hanno 600 truppe. Non mi scherzano mica questi, Non scherzano mica questi. Sì, sai cosa? Ti faccio vedere io. Te credi furbo? Te faccio vedere io, signor furbetto. Te credi furbo? Te faccio vedere io. Oh. Vamonos a conquistare il mondo. 600 truppe, non mi aspettavo. Si sono rifugiati tutti sulle montagne, sti maledetti. Stanno con le pezze al culo. Il fatto è che la capitale è l'altra, Baten Tan Tan Khan, quell'altra città vicino a Domor. Quindi non riesco a capire perché si siano rifugiati tutti qua. Cioè, generalmente, che cosa si fa in un periodo di guerra? Se è la città vicina confinante, va a puttane. La città più forte generalmente diventa a pensare che è la capitale. Cioè, che cacchio ne so, non me ne andrei mai in Trentino se venisse attaccata l'Italia. Me ne andrei a Roma, perché Roma dà un po' più di... anche se effettivamente. Vabbè, sono discorsi di altri tempi. Ma ai tempi dei Romani non me ne sarei di certo andato in Dacia a nascondere, me ne sarei andato a Roma, giusto per dire, no? Una logica che non fa una pezza, una piega. Va bene lo stesso. Allora, siamo solo 160 truppe schierate. Come mai così pochi? Perché loro ne avranno tipo 300. Oh mio Dio, loro hanno 376 truppe schierate. No bueno. No bueno per niente. Oh! Stanno utilizzando i trabocchi! Sono stupito dalle mie truppe! Per una volta utilizzano le armi d'assedio. Hanno colpito ben 3 truppe. Bello. Finalmente che non nevica, sono contento. Cavallo! Non rompere i coglioni. Ciao, bello. Sono preso. Oh, ora sì che sono contento. Ma hanno l'ariete che stanno così fermi? Ragazzi, cortesemente, se avete voglia, è una proposta. Quale scudo ho preso che c'era l'arciere davanti? Quale scudo? Ma chi è il rompicoglioni? Raga, c'hanno il sesto senso! Ma l'avete visto? Stava lì davanti come ho scoccato la freccia, lui... Piu! Si è nascosto dietro il muro. Ma cacchio! Cosa così non si vedevano dai tempi di Skyrim, ragazzi? Quando scoccavi la freccia il tizio ti faceva il dash laterale. Bastardo maledetto, ora crepi. Oh! Mio Dio, stessi trabocchi, che casino che stanno facendo. Bello, per cortesia. Non mi piace dove stai mi... Idiota. Adesso all'attacco, arcieri qua per cortesia. Sperando che quelli che stanno utilizzando il trabocco rimangano lì. Mi auguro. Non credo di chiedere molto. Bello! Cioè, tutte le truppe lì ammucchiate, devi mirare a me. Ma sei stronzo allora. Sei stronzo. Scusami. C'è niente da fare. Allora, bello. Prego, bello. Voglio bene, bello. Ma ti ha beccato che hai fatto quei rumori. Così, ma muori dignitosamente. Bello. Allora, Anche a te vale lo stesso discorso. C'è tutta la gente a cui mirare. Devi rompere le spalle a me.
ragazzi, io ve lo dico, c'hanno il sesto senso. Guardateli! Erano era immobile finché non gli ho puntato l'arco. C'è il sesto senso. Senti, signor errore battagnano. Ti scusi, errore sturge. Ragazzi, ci sono due scale, non per dire. Ah, buon Dio. Ciao, bello. Signore. Che cazzo stava facendo questo? Stava sparando al muro. Alvar, credo che sia il sinonimo nordico di Alvaro. Comunissimo nome spagnolo. Sto punzecchiando a morte questa. Ma l'avete rotto i coglioni, ma... Ragazzi, per le scale! Che cacchio stanno facendo questi? Usate la scala, per favore! Per favore! Salite per le scale! Non fatemi uccidere come dei cretini! Salite per le scale! Oh! Ma ve lo dico, c'hanno un sesto senso questi! Vedi, brutto stronzo! Allora... Vediamo se riesco... Maledizione, non riesco a mirare. Bello, metti via. Senti, bellissimo. Ti vedo da qui. Ottimo lavoro. Bello, ti vedo le manine. Ah, scusami. Vedo che gli vedo le manine. Almeno mirami le manine. Guarda che gli vedo la manina a questo. Tac. Morire per una freccia nella mano. Sfiga. La gravità funziona male su sto gioco. E devo ancora capire cosa stiano facendo le mie truppe, raga. Devo ancora capire cosa cazzo stiano facendo queste truppe. Ragazzi, per favore, salite sulle scale. Sono molto confuso. Sono veramente molto confuso. Devo farlo io, se no loro... No, Salite sulle scale. Vi prego. No, non farlo. L'ho visto. Devo fare io. Devo fare io il tizio che va avanti, se no qua non succede niente, signora. Signora, ma sono buggate queste truppe, non fanno un cazzo. Fanno un cazzo. Bello. Non rompere. Ti piacerebbe? Ti piacerebbe? Devo fare tutto io. F1, F2. Tutti qua. Maledetto. Tu il tuo scudo maledetto. Tu il tuo scudo da suino. Va bello. Meno male che ci sono le mura così grandi che almeno i loro arcieri non possono attaccarci. Anche! Santa pazienza! Almeno mi sta seguendo. Guardate il lato positivo. 35 danno? Ma vedi? Oh! Che stai facendo? Bello! Non ti sei accorto che è un'ascia? Corta? Quanto raggio credi di avere? Madonna! Calcio nelle palle! Una tattica vecchissima! Funziona sempre! No, qui non possiamo fare niente. Bello. Dai, zitto, scemo. Stai per dire? Non mi piaceva. Non mi piaceva il motivo per cui sei morto. Oh oh. Oh oh. Ah, levati, scemo. Non mi perdere tempo. Che schifo. Comunque va schifo sta spada. Preferivo il manganello. È veloce negli attacchi, però. Il manganello è molto meglio. Oi. Ragazzi! Sono da solo su queste mura. Spiegami. Per favore. Intelligenza artificiale. Bello. Ma allora. Maledetti. Ma maledetti bastardi. Ah, va, fai un culo, va. Ma allora. È rotto? No, non mi prenderai. Va bello. Dai, zitto, scemo. Cortosamente. Dai, zitto. Dove sono andate le mie truppe? Ragazzi, state andando sul muro sbagliato. Ah, allora? Sto cercando di capire cosa stavano facendo i miei ragazzi. Ti spiace? Vabbè. All'arrembaggio. No, non ha funzionato, cazzo. Non ha funzionato. I sviluppatori vi proteggono dalla mia stessa stupidità. Signora, dov'è il casco? Signora, il casco? Il casco?
Prego. Non posso saltare dalle mura, ma che cazzo di gioco è? Fammi saltare dalle mura, per cortesia. Permettimi di essere stupido. Vabbè, devo cambiare posto. Senti bello, scusa. Presento, sono il grande Vio, il tuo re. Ma non rompere scemo. Non rompere scemo. Torno più tardi per te, vai tranquillo. Oh, no, 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 aspetta, torno subito per te. Torno subito. Gli ho colpito il muso con l'elsa della spada. Gli ho fatto il solletico. C'è il bordello dall'altra parte del castello. E giustamente io non posso partecipare perché non mi permette neanche di saltare giù. Oh, sì, arrivo. Arrivo, aspettatevi. Aspettatevi. Arrivo. Arrivo. Ho sbagliato strada. Mi sono perso sull'interstatale. Arrivo, ragazzi. Le altre scale li andavano bene. Quelle altre li facevano schifo. Queste li piacciono. Su queste stanno salendo. Piu! Ah, maledizione. Iniziamo proprio bene. Sarà meglio se me ne fossi stato sulle altre mura, eh. Ti dico, c'è lo stesso senso questi. Bastardi maledetti. Oh. Finché uccidiamo quelli pesanti. Ci hanno il sesto. Oh, ho finito le frecce, cazzo. Va bene, piano B, piano B. Roba da lancio, roba da lancio. Prendi tutto, prendi tutto, prendi tutto, va bene. Chi è? È stato tu. Prego. Ah, allora, devi di colpirlo. Ma che cazzo? Ha cambiato mira. Ha tipo fatto no, l'ha fatto. L'ha fatto, lo giuro. Lo giuro che l'ha fatto. Ma tipo, ho guardato in giù prima di lanciare, non so come mai. Di bello. L'ha fatto di nuovo, perché guarda in giù? Perché? Perché mi devi penalizzare così? Perché mi odi? Dov'è il mio arco? Ridammi l'arco. Ridammi l'arco. Meglio se recuperiamo delle frecce. Meglio se recuperiamo delle frecce qua. Sali, ragazzo, non farmi perdere tempo. Stiamo annoiando fin troppo qua. Abbiamo perso così tante truppe? Oh mio Dio, ne abbiamo persi un po' tanti. 138 ne abbiamo persi, 139. Penso io. Risolvo tutto io. Datemi solo un distributore di massi e risolvo tutto io. E giustamente vanno lì dove gli arcieri ci possono colpire, no? Vanno sulle uniche mura dove gli arcieri ci possono raggiungere. Geniale. Geniale le nostre truppe. Mi piace. Mi piace. Dov'è che posso recuperare delle frecce? Ciao, bello. Ciao, ragazzo. Che stai facendo qui tutto da solo? Mi sembra un po' disperso. Risolviamo subito. Ciao, ragazzo, che succede qui? Ah, figlio di puttana. Ma ti pare? Ma ti pare? Ciao, bello. Io ancora, finché ci sarà la possibilità finché daranno la possibilità a un martellino di merda di difenderti da un attacco, ma di qualsiasi calibro, ma perfino da un pugno, io questo gioco non lo sopporterò. Non dirò che è fatto bene. Chi è? Chi è che vuole una freccia? Prego. Ah! Quest'uomo è un ninja. Prego. 135 danni? Darà in piedi? Come funziona qui? Come funziona qui? Ma la roccia era già partita e comunque mi ha cancellato l'attacco. Se ho difficoltà a battere delle reclute, ragazzi. Ho difficoltà a battere delle reclute di merda. Spiegatemi voi. Spiegatemi voi come funziona. Posso? Dai, ragazzi. Ci riprovo, eh. Datemi una seconda possibilità, ci riprovo. Hello! Non mi rovinerà il divertimento. Quindi Androcchia. No, mi piace dove stai mirando. Va bello. Lascio Nick. Lascio Nick, mi sai. No, un cavallo ha ucciso una truppa. Come cazzo è possibile? È salito sulle mura. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Prego. Ma cosa l'ho mancato? Ma su via. Stanno barando questi. Palesemente. Hanno aperto delle mura. Ok, ho fatto danno a qualcuno almeno. Mi basta questo. La coscienza di aver fatto danno a qualcuno. Ciao bello. E stiamo riprendendo un po' il controllo, eh. Hanno i sensi del ragno, ve lo ripeto, sono dei ninja questi uomini. Porca miseria, fanno gli allenamenti della Formula 1 praticamente. Che era quella schivata? Aspetta, 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 dove andate? Dove andate? Prego.
Cazzo, funziona. Oh, ho una lancia gigantesca nel petto. Bellissimo. 10 su 10. Non riesco a fare niente, ragazzi. Non riesco a fare niente. Il gioco me lo impedisce. Mi impedisce di divertirmi. Mi impedisce di dare sfogo alla mia stupidità. La mia pazzia non funziona su questo gioco. Senti, ma quanti cazzo di arcieri avete lì? Spiegami un po' come funziona. Allora, stiamo avendo problemi con sto tizio. Sto Strones. Ashtrones. L'apertura gli ha salvato la vita. Grazie. Ci penso io. Basta che non mi passate davanti. Senso del ragno. Vai, vai, bello. Un po'. Tra le gambe. Dove ti ritiri? Prego. Bello, non mi piace dove stai andando. Cos'è, un attacco alle spalle? Un attacco a sorpresa? Non va bene. Non apprezziamo gli attacchi a sorpresa noi. Noi abbiamo solo un genere di sorpresa, quelli di compleanno. Nient'altro. Vai, vai, bello. Stanno ritirando combattendo, bastardi maledetti. Ragazzi, non mi sto ritirando, mi sto ricollocando tatticamente. Mi sto ricollocando tatticamente. Maledetti bastardi. Maledetti bastardi. Oh, dritto sui denti. Quasi. Chi è? È stato lui. Guarda quel pazzo. Attacco a sorpresa di un legionario, ragazzi. Attacco a sorpresa del legionario leggendario. Giustamente devo rovinare tutto. Chi è? Devo rovinare tutto io. Al solito, 110 di vita. Ma allora? Vi volete muovere regolarmente, cortesemente? Grazie. Grazie mille. Aiuto, ragazzi. Ma solo perché vi voglio bene. No, lo stanno circondato, il poverendo. Il poveretto. È così che si fa fregare. Contagiato dalla sua stessa arroganza. Sa di... Oh, mamma mia. Quello gli ho fatto lo sgambetto con una freccia. Contagiato dalla sua stessa arroganza. Ragazzi, ho letteralmente una lancia gigantesca sul mio, nel mio petto. Mi esce dal cuore, praticamente. Ho la aorta bucata. Ma comunque combatto. Allora? Arcieri di merda? Non rompete. Prego. Risolvo io, prego, prego. Apertura dell'arco del cacchio. Prego. Alla grande. Credo di riuscire a colpirli in testa, devo solo mirare così. Hai detto? Finalmente? Prego. Così corri via zoppo. Prego, signore. Ragazzo mio. Chi è? Chi è? Non mi spaventare così, bello. Guarda, manca solo che gli diano la possibilità di difendersi con l'arma ad una mano. Manca solo questo. No, sto scappando. Dove vai? In testa lateralmente. Ragazzi! Il top del top. La creme della creme in campo di omicidio, strategia, pianificazione. Di quel che volete. 10 su 10 da ogni lato. Ditemi su cosa non ho 10 su 10. Clemenza. Intelligenza. Ho buttato tutto sul resto, meno che su intelligenza. Questo sì. Carisma, forza, destrezza, percezione, intelligenza 1. Giusto così. Giusto così. Vabbè. Tanto l'intelligenza non serve a niente. Inutile. Andata. 181 di renown. Ok. Ok, mi aspettavo di più. Ho perso un botto di vita. Questo sì. Questo non mi è garbato per niente. Ho perso un botto di vita. Solitamente non ho perso così tanto. Però... abbiamo vinto ed è quel che conta. E sicuramente eliminare altri 600 dei loro bastardi. Stai zitto, scemo. Eliminare no. 600 dei loro bastardi ha sicuramente un grande impatto su questa battaglia. La porterà a un termine molto, ma molto prima. E cosa vi posso dire, ragazzi? Vi posso dire che sicuramente vi ringrazio per aver guardato fin qui. Mi auguro di rivedervi nella prossima puntata di Mount & Blade Bannerlord. Non dimenticate che siete migliori e vi auguro il meglio. Bella bella.